Basile, alla fine di questo primo tempo, una partita difficile, siete passati in svantaggio, poi ci hai pensato tu a trovare il gol del pareggio, l'occasione diciamo da prima punta, un tapin, e proprio sul finire da Andrea, con un infortunio del portiere, diciamo da Andrea da centrocampo ha trovato il 2-1. Però come dicevi tu, uscendo, una partita molto difficile. Una partita equilibrata. Molto equilibrata, gli avversari sono molto forti, noi dobbiamo solamente giocare un po' con il cervello e poi penso che riusciremo a portare a casa la vittoria. State facendo un ottimo gioco di squadra come al solito, vi state confermando un'ottima compagine che può competere comunque per il titolo o quantomeno per le fasi finali. Questo risultato credete che sia già in passaporto? Assolutamente no, dobbiamo comunque cercare di continuare a giocare bene e poi di fare diciamo, la partita e il corso. Buon secondo tempo, grazie. Just an ordinary
Vezza, Giamaica, Ecuador, partiamo alla Giamaica. Costanzo, grazie a te, a nome della tua squadra. Grazie. Avete sicuramente qualcosa da recriminare, un calcio d'angolo dubbio nel finale, però avete preso il gol che poi ha dato fiducia agli avversari. C'è da dire che nel secondo tempo siete un po' calati, avete calato intensità, avete ceduto il passo ai vostri avversari, che da dire del vostro esordio. Per quanto riguarda il calcio d'angolo dubbio, noi non lo mettiamo in preventivo, perché comunque se stai vincendo 4-1 devi comunque mantenere alta, diciamo, la concentrazione, però come esordio non possiamo lamentarci, anche se avevamo la partita nelle mani. Sul 4-1 dovevamo cercare più di difendere, e invece la squadra dell'Ecuador è stata brava comunque a recuperare una partita, e complimenti a loro, complimenti a noi, soprattutto complimenti al nostro comportamento in campo, perché di solito in queste partite di solito c'è sempre un po' di agonismo in più, invece noi, diciamo, abbiamo mantenuto la calma ed è stata una bella partita. Una partita dura e maschia, però si è mantenuto il rispetto per l'avversario, e sicuramente fa onore a voi che eravate sul 4-1, tu ci hai creduto, da fuori incitavi i tuoi compagni, la medaglia in qualità di capitano, da fuori incitavi i tuoi compagni, è andata bene, alla fine avete recuperato, volevate anche vincerla, che hai da dire sulla prestazione della tua squadra? Guarda, il primo tempo abbiamo giocato una bella partita, però purtroppo siamo calati, perché comunque non stiamo bene fisicamente. Oggi non avevamo Musella e Di Matteo, comunque fanno parte della rosa titolare, sono stati assenti, comunque abbiamo sbagliato tutti i calci piazzati, abbiamo sbagliato anche le marcature, però nel secondo tempo siamo stati bravi, siamo rialzati, abbiamo giocato a pallone, l'abbiamo portato a casa 4-4, volevamo anche vincere gli ultimi 5 minuti, abbiamo mangiato il gol del 5-4. Tutto sommato è stato un tempo a testa, quindi il pareggio a mio parere è il risultato più giusto. In bocca al lupo per il futuro del torneo. Grazie. Complimenti.